Bentornati su questo canale e sì, ho una pelliccia perché sono tornata da poco e fa freddissimo. Proprio questa impellenza di registrare l'ultimo episodio della serie Instagram che riguarda le storie e come fare le storie. Tu, artista che mi guardi, lo so che stai aspettando i miei consigli. Innanzitutto, primo punto. Costanza e fidelizzazione. Cosa voglio dire? Devi avere la costanza di pubblicarle quantomeno ogni giorno, almeno un paio, cioè il bollino non deve mai rimanere senza storie. Questo perché? Perché c'è bisogno che Instagram ti senta vivo e c'è bisogno che i tuoi follower ti sentano vivo. Cosa significa fidelizzare? Significa che è auspicabile che tu pubblichi sempre alla stessa ora. Questo, come la volpe del piccolo principe ci insegna, serve a creare un legame, una fidelizzazione. La volpe parla di addomesticare. Allora la volpe gli dice: diamoci un appuntamento e vieni sempre alla stessa ora. Perché se verrai sempre alla stessa ora, allora io nei momenti precedenti incomincerò a prepararmi e mi sentirò emozionata e ti aspetterò e sentirò quel fremito che mi farà desiderare di incontrarti. C'è un tempo per ciascuna cosa e quindi voi ritagliatevi il vostro tempo nello spazio di utenza di chi vi segue. Insegnate loro che il vostro tempo è quella determinata ora, in quella determinata modalità. Abituateli a farvi entrare nelle vostre case. Tutti hanno un tempo, i telegiornali hanno un tempo, i film hanno un tempo e se i telegiornali partissero così all'improvviso, random, chi li guarderebbe? Nessuno, perché chi lo sa? Cioè non si potrebbe avere un appuntamento con il telegiornale. Quindi anche voi dovrete essere in grado di offrire un appuntamento ai vostri fan. Due, sii costante nella quantità di storie che fai. Come dico anche nel video dedicato a perché è importante fare storie su Instagram, non devi mai decrescere per l'algoritmo di Instagram. Lo spiego meglio nell'altro video, ma in sostanza Instagram ti riconosce come qualcosa che migliora o peggiora, insomma, riconosce la costanza o la discostanza e si fida e quindi investe in visualizzazioni di più in chi gli offre una costanza, quindi spinge maggiormente quel profilo perché gli dà una certezza maggiore su scala temporale più lunga. Sii il più spontaneo possibile, non preoccuparti di essere sempre perfetto, devi mostrarti per quello che sei perché le persone si riconoscono nelle imperfezioni e quindi devi mostrare che ti senti insicuro, che sei cesso se sei struccato, che hai mal di pancia e hai la cellulite e sei depresso magari o stai mangiando male. Non so perché faccio questi esempi alimentari, sarà che tipo è periodo natalizio, un po' sono fortemente provata da questi pranzi a cena. Però il senso è mostrati a 360 gradi nei tuoi successi e negli insuccessi, perché le storie sono il documentario della tua vita e mostra alle persone che chi fa arte, i creativi, non sono sempre allegri e felici nel paese dei balocchi, hanno i loro momenti di difficoltà, che questo lo so fare anch'io, non esiste perché fai vedere loro la fatica, lo sforzo che c'è dietro. Attraverso la documentazione della tua quotidianità potranno capire cosa si nasconde dietro. Dimostra alla gente perché dovrebbe essere un lavoro, una professione seria il tuo essere artista. Fai vedere l'impegno che ci metti, la costanza, il tempo che dedichi. Come in un qualunque lavoro da impiegato, solo con maggiori difficoltà e meno riconoscimenti anche a livello popolar-sociale. E se stai pensando, ah, ma io non posso far vedere come lavoro, segreto di Stato, voglio dire, Leonardo da Vinci ha scritto un trattato sulla pittura, non vedo perché tu dovresti tenerti riservati i tuoi segreti. Cioè, insomma, se sei bravo, il punto sarà che nessuno sa farlo come te, non che tu hai la ricetta introvabile. Cioè, anche la Coca-Cola ha concesso la sua ricetta, eh. Mettici la faccia. Parla alla camera, perché attraverso la camera potrai parlare a chi ti segue. Le persone vorranno sapere che faccia associare, che faccia ha, che occhi ha, si fa le sopracciglia, che naso ha, chi
disegna in questa maniera, chi scolpisce in questa maniera, fai vedere il tuo volto, le tue espressioni, fai sentire la tua voce. E questo da un punto di vista morale, da un punto di vista più numerico, quantistico. Perché ho detto quantistico? Instagram premia i volti, spinge maggiormente tutti quei profili che si autoriprendono, il selfie cosiddetto. È importante parlare, ma è importante anche la sintesi, questo io forse non lo so tanto bene, ma cosa significa? Che a volte utilizziamo troppe parole per esprimere un concetto, o banalmente non è detto che chi sta guardando la nostra storia in quel momento possa effettivamente ascoltare un audio. Quindi è utile parlare alla camera e poi lasciare sotto una frase breve di qualche parola per sintetizzare il concetto che state esponendo, in maniera tale che si possa continuare a seguirvi e che si possa fare anche meglio il punto e che anche voi facciate meglio il punto di quello che volete comunicare. Questo vi aiuterà a trovare più motti, più slogan e anche ad identificare meglio i vostri perché, le vostre ragioni di vita e di azione. Sperimentate, sperimentate quanto più possibile tutti gli adesivi, le gif, i sondaggi, le domande, le chat, intraprendete delle conversazioni, create della vita attraverso le vostre storie, interagendo. Le storie non sono uno schermo che deve essere guardato, la gente non deve contemplarvi, ma deve poter interagire, per questo che nascono le storie, sì, per mostrare quello che fai, ma anche per, non voglio dire sostituire, ma sicuramente amplificare la possibilità di interazione, la comunicazione con le persone. E poi sfruttare a tuo vantaggio attraverso le storie, con sempre più sondaggi, sempre più fammi una domanda, chat, potrai scoprire effettivamente che cosa la gente vuole sapere di te. Ti sentirai meno stupido perché darai loro esattamente quello che ti chiedono. Gli hashtag, utilizza gli hashtag perché sono importanti, sono le parole chiave che permettono al feed di Instagram di identificarti e di proporti a determinate categorie e permettono agli interessati, chi ha i tuoi stessi interessi, il tuo stesso ventaglio di interazioni, di trovarti più facilmente, perché gli hashtag diventano dei ponti, dei fili di comunicazione che ti tirano dentro la loro rete, e chi si ritrova nella stessa rete allora può incontrarti. Quindi utilizza quanti più hashtag possibili, magari ti daranno fastidio, puoi sempre nasconderli con delle gif, puoi rimpicciolirli infinitesimalmente, puoi renderli trasparenti con lo stesso colore di sfondo. Utilizza gli hashtag e ricondividi. Ultimo suggerimento, ricondividi le storie che ti sono piaciute, che ti hanno appassionato, e tagga le persone chiaramente dalle quali l'hai ricondiviso. Questo perché uno, è bello ricondividerli e sempre nella mood che dicevo, permette a tutti di capire anche che cosa ti interessi, e magari se i tuoi follower ti seguono, se chi si appassiona ai tuoi lavori è attratto dal tuo modo di pensare, probabilmente gli darai occasione di appassionarsi anche a ciò che interessa a te. In fin dei conti, se ti seguono vuol dire che hai donato loro la possibilità di esprimere qualcosa che diversamente non sarebbero stati in grado di esprimere, e permetti la magia del network, ovvero l'istantaneità, l'annullamento degli spazi, dello spazio-tempo, perché in un secondo puoi permettere di conoscere qualcuno ad un'infinitesimalità di persone. Oggi ce l'ho con la parola infinitesimale. Quindi ricondividi storie e tagga le persone. Questo probabilmente permetterà anche a te stesso di essere ricondiviso e taggato nelle storie di qualcun altro. Quindi cosa succederà? Ancora una volta la magia del social. Ovvero, le persone che seguono ciascuna delle due parti, te e l'altro che avrai ricondiviso, probabilmente avranno la stessa tipologia di interessi, perché in fondo seguono qualcuno che la pensa come voi. E quindi ve li scambierete e ne gioverete a vicenda. Rifacciamo il solito recap in maniera tale da non rendere vane le mie chiacchiere e potrete prendere appunti giusto gli ultimi 2 minuti del video, come ormai avrete imparato. È importante fare storie? Sì, lo spiego in un altro video. Come è importante farle? In primis, pubblicare costantemente e possibilmente allo stesso orario, in maniera tale da essere una sorta di telegiornale dei tempi di Instagram. Perché le persone sapranno che voi a quell'ora pubblicate e avranno un appuntamento con voi e verranno a cercarvi. 2.
cerca di pubblicare lo stesso quantitativo di storie, perché se decrescerai, Instagram lo saprà, lui ti scopre e ti punirà per questo e ti offuscherà. Sii spontaneo, fai vedere tutto di te a 360 gradi perché sei un umano. In fin dei conti, siamo tutti più propensi e simpatizzanti delle persone che hanno delle difficoltà che non ci risultano perfette. Perché? Perché tendenzialmente siamo invidiosi. E se tu non sarai perfetto, allora io sarò meno invidioso di te e probabilmente ti amerò un po' di più e mi sforzerò di capirti un po' di più. Mettici la faccia, brevi frasi che riassumano quello che stai dicendo nella storia. 6. Utilizza gli hashtag. Cioè, ma voi ci pensate, tipo, se Mondrian, se avesse avuto il profilo Instagram, tipo, avrebbe fatto dei sondaggi, magari non avrebbe speso la sua giovinezza a dipingere gli alberelli decorativi, avrebbe capito che doveva fare i suoi rettangoli. Cioè, insomma, è importante sapere che cosa piace a chi ti sta guardando e conciliarlo come fosse un puzzle con il tuo essere. E 8° ed ultimo consiglio, ricondividi le storie degli altri. E con questo ti saluto, io e la mia pelliccia verde. E nulla, tanti baci, buona serata a questo punto e yeah, ciao!